Oh, via, via, tocca a noi. Buonasera a tutti. Ah, vecchiaia. Avanti. Quando è che un gioco da tavolo costa troppo? Salve a tutti, io sono Nidio e questo è Al 4+. Oggi non mi sentirete parlare solo del prezzo dei giochi da tavolo, ma vedrete anche una specie di piccolo minigioco che intervallerà i miei discorsi. In cosa consiste il minigioco? Molto semplice, metterò di fronte agli altri ragazzi di Al 4+, dei giochi da tavolo dei quali loro non conoscono il prezzo, e dopo aver studiato un attimo i componenti e guardato cosa c'è dentro, dovranno dirmi secondo loro quanto dovrebbe costare quel gioco, così guardiamo anche come è percepito il prezzo dei giochi da tavolo da chi semplicemente i giochi da tavolo li gioca. Prima di immergerci nel discorso del prezzo dei giochi da tavolo, vediamo lo sponsor di oggi, che è GameFound. Abbiamo già parlato di GameFound sul canale, ma per chi non lo conoscesse è una piattaforma simile a Kickstarter, una piattaforma di crowdfunding che fa anche altre cose, ma insomma in questo caso è quello che ci interessa. Nello specifico oggi parliamo di questo gioco. Lords of Ragnarok è il nuovissimo gioco competitivo strategico da 1 a 4 giocatori prodotto da Awaken Realms, gli stessi creatori dei famosissimi Nemesis e di Sword of Mine, e si tratta del successore spirituale di Lord of Hellas, altro progetto di grande successo. In Lords of Ragnarok prenderete il controllo dei più famosi eroi della mitologia norrena per guidare il vostro esercito in un'epica battaglia all'interno di uno scenario fantasy con un forte tocco fantascientifico. Supportate ora il gioco per ricevere gratuitamente tutti gli stretch goals bloccati e immergervi subito in una feroce battaglia senza fine. Trovate tutti i link in descrizione, ma nonostante abbiamo appena parlato di un progetto di crowdfunding, nel video di oggi mi vorrei soffermare sul prezzo dei giochi fatti e finiti, quelli che vengono distribuiti normalmente nel commercio. E sicuramente vi sarà capitato, acquistando un gioco, di dire: questo gioco è costato troppo. Partiamo con un discorso forse abbastanza semplice, però che è necessario da fare in un video come questo, cioè: cos'è che determina il prezzo di un gioco da tavolo? Qualcuno potrebbe dire, beh, i componenti. Non è solo questo, assolutamente no, perché sì, un gioco con più componenti e di migliore qualità, non ve lo sto a dire, costa di più. Però non è solamente quello, perché il prezzo di un gioco da tavolo dipende da tantissimi altri fattori. Supponiamo un gioco da tavolo che arriva dall'estero, che deve essere localizzato, ci sono le spese di traduzione, ci sono, a seconda di quanti sono i componenti, a quel punto variano anche le spese di localizzazione. Oppure un gioco da tavolo che magari include un'applicazione al suo interno, l'utilizzo di un'applicazione, beh, ci saranno anche i costi proprio di sviluppo di quell'applicazione. Per cui non è così banale, a dire il vero, il discorso sul da cosa dipende il prezzo di un gioco da tavolo, perché i fattori che lo determinano sono davvero tanti. Ok, allora, questo è il gioco che ti propongo. Oh, Villains! Quanto costa questo? Posso... Puoi aprire, puoi guardare, okay. Puoi guardare tutti i componenti. Scusate. Questo è il gioco dei cattivi della Disney, no? Sì. Non lo sai, ancora non l'ho mai provato. Allora, c'è dei troiaini. Ah, bellissimi! Caspita, i segnalini cattivi. Vedi, ognuno è diverso. Questi costano. Questo penso sia per metterci questi qua dentro, e poi un po' di carte cartonate. È un gioco famoso. Io direi 30 euro. La tua risposta definitiva? È la mia risposta definitiva. No, aspetta, 35. Il prezzo di Disney Villains è di 50 euro. Vabbè, dai, in realtà ci può stare, sì, sono stato basso. Però quello che è importante, e sinceramente quello che deve interessare a voi e a me come acquirenti, è il prezzo che ci troviamo. Cioè, io vedo il gioco da tavolo in vendita, non mi importa niente se quel gioco deve essere stato tradotto, non mi importa se quel gioco è più pesante degli altri e quindi richiede spese di spedizione maggiore, non mi interessa di nient'altro. Io ho il gioco a quella cifra. Perché costa così tanto o perché costa poco? Anche se devo dire che raramente ho sentito le persone lamentarsi di un gioco che costa troppo poco. Quello che possiamo dire con certezza è che il prezzo di listino in realtà non si mantiene stabile nel tempo, o almeno dipende dal gioco. Spesso se un gioco ha successo, stranamente però, si mantiene il prezzo di listino. Per fare un esempio, gli Zombicide non li ho mai visti a tanto sconto. C'è qualcuno di voi che mi ha segnalato ogni tanto sconto qua e là, però è raro. Cioè, io quando andavo a vedere, quando vedevo sempre il prezzo quasi pieno, che all'inizio era sugli 80, poi è diventato 100 perché hanno aggiunto anche altre cose, quindi insomma sempre prezzi elevati, ma perché Zombicide ha sempre venduto bene. Ma se pensate ai giochi che sui siti online, come possono essere Daltenda ma molti altri,
vanno a sconti tipo 40-50%. A quel punto si arriva ad un prezzo molto vantaggioso per noi che compriamo, ma estremamente svantaggioso per chi quel gioco l'ha prodotto. E come mai si arriva ad un prezzo simile? Molto semplicemente perché il gioco non ha venduto quanto sperato, o perché magari aveva venduto molto ma rimangono poche copie e viene lasciato lì in magazzino, quindi per potersene disfare lo vendono ad un buon prezzo. Ogni tanto alle fiere si trovano delle offerte davvero buone. Ribadisco ogni tanto, perché succede a volte alle fiere che non trovi nessuna offerta, anzi i prezzi sono maggiorati rispetto a quelli che trovi di solito, ma ogni tanto si trovano delle offerte enormi e dei produttori, per potersi liberare di queste scatole che hanno in magazzino, sono disposti anche a vendere la propria figlia. Allora, per te io ti offro un giochino che probabilmente hai anche già giocato, non me lo ricordo. Mi pare di sì, non me lo ricordo, ma sicuramente mi piace. Mi piace anche la copertina. È bello, vabbè. Vabbè, classiche miniature. Beh, non sono miniature appunto. Sono le figure cartonate a mettere sul piedistallino qua. Pieno di roba, madonna quanta roba c'è. Dadi, giù e alcun di 12, bello, carte. È pieno. Secondo me questo qui potrebbe venire tranquilli su un'ottantina d'euro. Se dici 80? Sì. Invece, il prezzo di Dead of Winter è di 60 euro. Ah, anche più basso. Però questo non vuol dire che un gioco che non vende non sia un gioco di qualità. Il problema del mondo dei giochi da tavolo è che, poi magari faremo un video anche apposta per quello, è che ci sono troppi giochi. E perciò alcuni giochi, anche veramente ottimi, passano un po' in sordina, passano in secondo piano e a volte non vengono venduti per motivi assolutamente assurdi. Io mi ricordo ad esempio un gioco di cui non pronuncerò mai correttamente il nome, Tail qualcosa insomma, che è uno spin-off di Mice and Mystics, che è un ottimo gioco, ma non, quando è uscito non l'ha comprato assolutamente nessuno. 2-3 mesi dopo che era uscito lo vidi in fiera venduto a 25 euro, cioè 20 forse euro addirittura, cioè proprio buttato lì perché non l'avevano comprato. Eppure è un ottimo gioco. Di ottimi giochi che si trovano a buon prezzo ce ne sono, proprio perché a volte semplicemente non vengono pubblicizzati abbastanza. Cambiamo un attimo scena e vi do un piccolo consiglio su come capire se avete fatto un buon investimento tra mille virgolette nell'acquistare un gioco da tavolo. Io almeno utilizzo questo sistema. Un buon acquisto è quello che ti dà almeno 5 ore di gioco per ogni 10 euro di spesa. Questo è, attenzione, non è una cosa universale, potrebbe cambiare per la seconda dei vostri gusti, delle vostre abitudini di gioco, ma nel mio caso ho visto che funziona molto bene. Quindi un gioco che mi è costato 20 euro, un giochino così mi deve divertire per 10 ore, ovviamente non di fila, 10 ore nell'arco diciamo di tutta la vita del gioco, se nel giro di 2-3 anni non le ho raggiunte vuol dire che probabilmente quel gioco non mi ha preso molto. Eccoci qua, allora io ti offro un gioco abbastanza piccolo ma di cui non conosci il prezzo. Oh no, le api, bis, questo è fatto apposta per non farmi azzeccare mai. C'è tante vetrine, sembrerebbe. Poi vediamo un attimo le carte. C'è dei bellissimi disegni. Quanto gli daresti? Non conosci le regole, non conosci molto del gioco, ma... Senti, secondo me... 22,50. Addirittura sei andato sul 22,50, perché questo è un gioco che può venire dai 20 ai 25 euro, io ti sparo 22,50. Ma nel mezzo non sbagli di tanto, perché il prezzo ufficiale è di 20 euro, quindi qualche euro in meno. Cioè a me non mi hai chiesto, lo accendiamo e tutto, a me subito diretto. Arriviamo piano piano a fare degli esempi e a capire come dal prezzo dipende anche molto il giudizio su un gioco da tavolo. Se un gioco magari con dei componenti bellissimi, che vale tutti quei soldi per i componenti, però lo giochi una o due volte e poi dici ma questo gioco non è rigiocabile, che noia, fine, cioè ci fai due partite, a quel punto magari il prezzo non è giusto. Anche se per quello che ho appena detto in realtà ho cercato di dirlo vedendolo dal vostro punto di vista, ma dal mio punto di vista, quando hai dei componenti buoni, poi te lo puoi riarrangiare te, un gioco da tavolo, e presto vedremo un video al riguardo. Però vabbè, è un discorso che ho fatto altre volte, ma diciamo, a livello generico, se te prendi un gioco e lo puoi giocare poche volte, se proprio vogliamo analizzare il pacchetto che ti è stato venduto, magari non ne vale la pena. Mi vengono in mente esempi di ottimi giochi, come ad esempio Nemesis. Nemesis, lo sapete quanto mi sono accanito contro Nemesis, per il pacchetto che era stato venduto, con tutti gli errori che c'erano dentro, con tutti i problemi che
che c'erano, il prezzo di quanto era, 140-150 euro, era assolutamente fuori di testa, anche perché il gioco avrebbe funzionato benissimo anche senza quelle miniature, e qua volendo si entrerebbe anche in un altro discorso. Il punto è che secondo me era un prezzo assolutamente fuori mercato, eppure ha venduto benissimo, ha venduto benissimo. Nemesis sono state fatte, se non sbaglio, anche ristampe con la correzione degli errori, ha venduto bene perché il gioco meritava, il gioco era davvero bello, però il prezzo lì era troppo elevato. Io vorrei anche andare dalla parte opposta, giochi che costano forse troppo poco, è difficile da dire troppo poco, però giochi come Battlestar Galactica, il base, io ricordo a delle fiere in passato si trovava tranquillamente a 30 euro, e Battlestar Galactica a 30 euro ci fai una, anche solo se riesci a farci una partita, ne valsa la pena. Eccoci qua, a te ho riservato un gioco che conosci molto bene. Davvero? Un gioco che conosci molto bene, che hai giocato molto anche, però probabilmente non sai il prezzo. No, My Sim Mystics. Allora, riguardiamo per benino, dai. Mettiamola così, allora, io questo gioco so che è bello complesso e che è bello lungo. C'è un sacco di materiali, è molto pensato come gioco. La storia si protrae parecchio. Un sacco di miniature, un sacco di pedine del c***o di cartone. Se sì. Usavi Nezzo, te lo dico io. Il fabbro. Allora, non sto a tirar fuori, vabbè. No, no, vabbè, ci sono mazzi di carte. Tutte carte. Ma direi, come ha detto Tino, un'ottantina d'euro. E sull'ottantina d'euro non vai troppo distante, perché il prezzo di Mass & Mystics è di 75 euro. La madonna, dai. E arriviamo quindi a quello che vi stavo dicendo poco fa. Il giudizio su un gioco non può prescindere dal prezzo. È una cosa brutta da dire, soprattutto per me che faccio recensioni anche di giochi da tavolo. Però è così, me ne rendo conto, e per me vale sia nell'ambito dei giochi da tavolo, ma anche in quello dei videogiochi. E arriviamo a questo punto con un esempio pratico. The Walking Dead All Out War è un gioco che abbiamo visto, un gioco skirmish su un apocalisse zombie che abbiamo visto un po' di tempo fa. Il prezzo di listino di The Walking Dead, del set base di The Walking Dead, mi sembra sia 50 euro. E se io avessi comprato il gioco a 50 euro avrei detto sì, è un buon gioco, ma per questo prezzo non dà abbastanza, le miniature sono poche in relazione al prezzo, intendo. Alla fine gli scenari ce n'è solo uno, i materiali sì, accettabili, ma insomma non troverei la giustificazione per un prezzo, anche la mappa è tipo un pezzo di carta alla fine che distendi, 50 euro è un po' troppo. Io lo trovai in vendita, come molti di voi, come vi dissi nel video al tempo, mi sembra, non mi ricordo se 20 o 25, ma mi sembra addirittura 20 euro. E cavolo, laddove a 50 euro magari dando io un voto gli avrei dato un 7, a 20 euro è un gioco da 9. Non vi dico da 10 perché i difetti ce l'ha lo stesso, ma è un gioco da 9 a 20 euro. Quindi il prezzo è assolutamente fondamentale per dare un giudizio a un gioco. Ed è anche impossibile però in una recensione, ora mi metto dalla parte mia, in una recensione quindi dare un giudizio che valga in ogni periodo, proprio perché è fisiologico che un gioco magari appena uscito costi una cifra e dopo un bel po' di tempo si abbassi di prezzo. E per questo anche abbiamo smesso di dare voti, perché alla fine quel voto potrebbe variare in relazione al prezzo. Detto questo, io non ho molto altro da aggiungere, o almeno potrei parlare per ore di questo argomento perché si aprirebbero mille sottoargomenti. Però spero che questo video vi abbia fatto piacere, vi abbia divertito, nonostante l'argomento fosse un po' serio, ma abbiamo cercato di renderlo un po' più dinamico, un po' più divertente. Nei commenti vi faccio una domanda che in un vecchio video avevo già fatto, ma visto che i giochi si continuano a comprare potreste avere nuovi esempi. Fatemi sapere quali sono i giochi che avete preso al miglior prezzo o al peggior prezzo, quali sono secondo voi il rapporto migliore qualità-prezzo o il peggior rapporto qualità-prezzo che abbiate mai trovato in un gioco da tavolo e i motivi per cui l'avete trovato. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fin qua, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!